Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buongiorno a chi ti segue anche in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Edizione di questo telegiornale che apriamo con la cronaca. La polizia ha arrestato un 38enne boliviano per violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne della compagna. Andiamo a sentire tutti i dettagli nel servizio. La polizia di Bologna ha arrestato un 38enne boliviano per violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne. L'indagine è cominciata nel marzo scorso con una segnalazione dei servizi sociali tutela minori che riferiva di possibili abusi sessuali subiti da una giovane minorenne nata a Bologna da parte del convivente della madre. Tutto è cominciato quando la scuola ha richiesto l'intervento del servizio educativo scolastico territoriale a seguito di alcuni problemi riscontrati in relazione al profitto e alla frequenza scolastica della bambina, al punto da convocare la madre della ragazza per un colloquio di approfondimento. Nel corso di questi colloqui, la madre ha confidato all'educatrice che aveva ricevuto dalla figlia la confessione di una violenza sessuale subita da parte del compagno convivente. L'indagine ha permesso di riscontrare le confidenze fatte dalla giovane alla madre e di acquisire elementi su episodi avvenuti tra i mesi di febbraio e giugno del 2018, il primo concretizzatosi in un palpeggiamento ed il secondo in un rapporto completo al quale era seguito un ulteriore tentativo di aggressione da parte dell'uomo. Il lavoro investigativo, particolarmente delicato, è stato reso ancora più complicato dal fatto che i professionisti della Polizia di Stato si sono trovati di fronte ad un ambiente assolutamente equilibrato nei rapporti familiari e ad un buon contesto familiare, tanto da non far sospettare la madre nonostante le confidenze della figlia, che inizialmente risultavano generiche, se non per il suo disagio di imparare la lingua spagnola, evidentemente elemento che le riportava alla mente la figura dell'indagato. Ancora la cronaca, un cittadino tunisino, classe 1970, è stato denunciato ieri dalla polizia per lesioni, minacce e porto abusivo di armi. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando intorno alle 15 l'uomo ha scatenato il panico davanti al centro islamico di via Torleone, dove molti fedeli erano in fila per la preghiera del venerdì. Il tunisino prima ha preteso di saltare la fila, spintonando un ragazzo che era in fila con lui, e ha minacciato l'addetto alla sicurezza del centro islamico. La situazione è sembrata tranquillizzarsi fino a quando l'uomo, finita la preghiera e uscito dal centro, ha inseguito il ragazzo bengalese che aveva precedentemente spintonato e lo ha minacciato con un coltello, puntandoglielo alla gola e poi scappando. L'uomo è stato poi rintracciato dagli agenti della Digos ed è stato portato in questura. Cambiamo argomento, oggi è la seconda edizione dell'evento Bologna Terme Millenarie, una giornata di conoscenza delle terme bolognesi. Tante le iniziative in città, tra queste anche un convegno che si è tenuto questa mattina in Cappella Farnese del Comune di Bologna dal titolo Terme, Riabilitazione e Salute. Ai nostri microfoni ha parlato il professor Antonio Monti, direttore scientifico del Mare Termale Bolognese, che ha spiegato l'importanza delle terme e il primato cittadino delle terme. Oggi veramente vogliamo puntualizzare l'importanza delle terme bolognesi, perché molti non hanno ancora capito il valore di queste terme. Noi dobbiamo dire che le terme bolognesi portano avanti tre primati. Il primo primato è che le acque delle terme bolognesi, oltre a acque sulfuree, ci sono le acque bicarbonato solfato calciche. Ebbene, si tratta di tre complessi di molecole che curano il corpo sia internamente a livello del gastroenterico sia esternamente. Quindi sono terme che hanno una potenzialità terapeutica a largo spettro. Non c'è nessun altro tipo di acqua termale che abbia questa capacità terapeutica. Quindi ha il primato delle acque terapeutiche. Non solo al primato delle acque terapeutiche, ma sono al primato delle acque più antiche, delle terme più antiche. Infatti le terme bolognesi risalgono all'imperatore Augusto e quindi questo è un fatto molto importante. Terzo, per quello che riguarda il fatto che le terme di Bologna sono tre complessi che sono dentro le mura e quindi fanno di Bologna la capitale d'Italia, la capitale termale d'Italia, perché non c'è nessuna città con una popolazione superiore ai 200.000 che abbia queste terme, che abbia le sue terme dentro le mura. Quindi sono tre primati di cui tutti i bolognesi devono essere orgogliosi per avere questi tipi, queste terme dentro la propria mura e la propria città. Presente anche l'assessore alla sanità del Comune di Bologna, Giuliano Barigazzi, andiamo a sentire anche le sue parole.
Ormai le cure termali sono anche entrate per alcune categorie nei LEA con l'ultima revisione, quindi viene riconosciuta anche una funzione terapeutica, soprattutto in termini riabilitativi di prevenzione, e poi è anche ovviamente dal punto di vista economico un mondo che muove occupazione e che produce quindi ricchezza più complessiva per la città. Per questo è importante che tra l'altro si svolga questo convegno a Bologna, che cerca di capire, al di là appunto del tema economico, invece quali sono i reali benefici, quali potranno essere anche appunto i reali benefici delle acque termali sulla salute appunto delle persone. E quindi mi sembra un'ottima cosa, per questo sono venuto a salutare volentieri questo convegno che si svolge oggi a Bologna. Cambiamo adesso argomento. La settimana prossima, venerdì e sabato, tornano le mini Olimpiadi a Villa Pallavicini. Abbiamo in studio Maria Luisa Montecuccoli di Agimap Italia Ollus, che ci presenta non tanto le mini Olimpiadi, innanzitutto buongiorno e benvenuta su Nettuno TV, quanto tutta una serie di appuntamenti che sono collegati alle mini Olimpiadi. Intanto grazie di questa ospitalità. Come Agipap noi abbiamo tutta una serie di eventi collaterali che organizziamo nell'ambito delle mini Olimpiadi edizione 2019. Io appartengo al gruppo che si occupa della serie di appuntamenti legati a un tema molto caro ai genitori della scuola Maestra Pie, che sono stati intervistati per individuare l'oggetto della nostra attenzione per questo anno scolastico 2018-2019. Il tema che ci è stato richiesto dal nostro bacino di utenza principale è il tema del rapporto genitori e figli. Crescere insieme genitori e figli. Cosa fare? Eccolo, intanto vediamo la locandina, grazie alla regia di appunto questa serie di... Per cercare di riuscire a volare oltre il nostro bacino di utenza della nostra scuola, abbiamo capito che dovevamo trovare un titolo accattivante, dirompente, che attirasse l'attenzione. Ecco che abbiamo scelto un titolo che ci ha fatto molto ragionare. Adolescenza, tranquilli, se ne esce. Da un lato abbiamo voluto mettere questo titolo provocatorio, proprio questo, perché il sentimento comune, in modo così, il primo sentimento che qualsiasi genitore ha quando deve affrontare quella che è stata chiamata la guerra del 15-18 è di una guerra, di una vera e propria guerra a cui partecipano, si pensa solo ai genitori. Certo. In realtà quello che abbiamo, vogliamo dire e dire a noi stessi, oltre che a tutti coloro che vogliono accogliere questa opportunità che vogliamo offrire, è che l'adolescenza non deve essere vista come una malattia, come qualcosa di ineluttabile e drammatico, ma deve essere visto come un'opportunità per fare crescere meglio i nostri figli. Quello che vogliamo dire, il secondo punto che vorrei così proporre, è quello di non solo di che è un'opportunità, ma che non siamo soli nell'affrontare questo che potrebbe sembrare un momento buio. Io personalmente sono madre di un adolescente, una preadolescente, e ho dei momenti in cui penso di avere uno sconosciuto in casa. Sì. Forse avere una maggiore consapevolezza di quelle che sono le dinamiche che sono nell'anima dei nostri figli, che cambiano nel corpo, nella voce, nei sentimenti, nelle loro esigenze, forse capire cosa sta succedendo nell'anima dei nostri figli può aiutarci a essere vicino a loro in maniera più efficace. L'ultimo pensiero che volevo così proporre è che non ci sono delle ricette, non c'è una ricetta per essere un buon genitore, però proprio affrontare, grazie all'aiuto di professionisti, questo momento della crescita dei nostri ragazzi può esserci d'aiuto. Ecco che il primo appuntamento sarà una proiezione. Eccolo qui, stiamo vedendo proprio la locandina di quello che succederà. Il primo appuntamento è il 6 maggio, quindi lunedì. Lunedì, tra due giorni, al Cinema Bellinzona, in via Bellinzona 6, il Cineclub Bellinzona, che ringrazio il padre Romano, che è il padrone di casa, il professor D'Argento, che collabora con la signora Lola Nao nella realizzazione di questo cineclub molto molto amato dai bolognesi, c'ha questa partnership ci ha
ci ha dato l'opportunità di aprire questi appuntamenti con la proiezione di questo film. Esatto, quindi saranno una serie di appuntamenti che cominciano con un film e poi ci saranno altri appuntamenti più avanti. Si parte lunedì con questo, con un aperitivo. Con un aperitivo organizzato. Ecco, io sicuramente ho dei margini di miglioramento come mamma, ma so cucinare. Perfetto. E come mai tante mamme dell'Agimap, per cui ci sarà un aperitivo nel chiostro. Naturalmente tutto gratuito, l'ingresso al Cineforum, al Cineclub, scusate, l'aperitivo. E poi ci sarà la dottoressa Erika Giusti, che collabora con noi da tanto tempo, che cercherà di fare da trade union tra i vari appuntamenti che si susseguiranno il 15 maggio a Cappella Farnese, il 22 maggio all'Istituto Veritatis Splendor. Che sono sempre collegati a questo tema, che accadranno però dopo le mini Olimpiadi. Dopo le mini Olimpiadi. Esattamente. Ecco. Quindi insomma tutta una serie di appuntamenti correlati proprio al tema delle mini Olimpiadi. Delle mini Olimpiadi, ma soprattutto la centralità dei nostri ragazzi. Certo. Non c'è niente che sia più caro ai genitori che non il benessere dei nostri figli. Farli renderli felici è difficilissimo. Assolutamente. Ecco che insieme è meglio. Questo è un po' il motto di Agimap, è un motto della nostra scuola. Insieme è meglio, perché non sentirsi soli di fronte a questa impresa, essere genitori di un adolescente, secondo me ci aiuta a essere più sereni nell'affrontare questa specie di uragano che è l'adolescenza. Assolutamente. Adolescenza è il tema centrale, questi sono gli appuntamenti, li ricordiamo grazie alla regia: il 6 maggio la proiezione del film Noi Quattro, il 15 maggio in Cappella Farnese l'incontro Caccia al tesoro insieme, indizi e percorsi, e il 22 maggio invece al Veritatis Splendor, in famiglia ciascuno guadagni il proprio posto. Poi magari nelle prossime settimane approfondiamo gli altri temi, intanto ci siamo focalizzati un po' su quello che accadrà lunedì. Grazie. Grazie a lei, e ovviamente l'appuntamento centrale, quello delle mini Olimpiadi di venerdì. Ma non prossimo. Mancate lunedì al Cineforum. Assolutamente. Grazie mille a Maria Luisa Montecuccoli di Agimap. Noi continuiamo con il nostro telegiornale. Nel negozio Altro Tipo di Via della Grada si è svolto un incontro pubblico sul piano nazionale integrato energia clima al 2030. Il motivo dell'iniziativa ce l'ha spiegato Silvia Zamboni, capolista della circoscrizione nord-est alle elezioni europee per Europa Verde. Il governo ha presentato questo piano, che dovrebbe essere un piano strategico, no? Il piano nazionale integrato clima energia, quindi lo strumento base con il quale il nostro paese si mette in pista per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, quello che dice che al 2050 dobbiamo arrivare al massimo all'aumento della temperatura media globale di 1,5 gradi. Purtroppo, e questo naturalmente prevede delle tappe intermedie per arrivare a questo risultato, che in pratica significa al 2050 azzerare le emissioni climalteranti, cioè le emissioni di gas serra, quelle che vengono prodotte con l'uso dei combustibili fossili. Quindi questo piano doveva essere un piano che mettesse l'Italia sulla giusta rotta per rispettare gli obiettivi intermedi. Purtroppo non è così, è un piano debole, un piano che non insiste abbastanza sulle rinnovabili, che non punta a un incremento effettivo dell'efficienza energetica, perché ricordiamoci che l'uso delle rinnovabili va di pari passo con l'efficienza energetica, quindi il primo obiettivo è ridurre i consumi. Efficienza energetica cosa vuol dire? Con meno energia produrre più risultato. Pensate che nel 2018 il nostro paese è arrivato a coprire il 35,1% della domanda elettrica con le rinnovabili. Quindi sono dei risultati impensabili solo 10 anni fa. Questo avrebbe dovuto spingere il governo a prendere atto di questa evoluzione delle tecnologie, abbassamento dei costi, per spingere di più sull'uso delle rinnovabili. Noi ci aspettiamo che il lavoro parlamentare migliori questo piano. E perché l'incontro di oggi? Perché il governo ha aperto una consultazione dei cittadini. Ma che informazione è stata data ai cittadini della possibilità di poter dire qualcosa? Quindi noi, come Europa Verde, vogliamo offrire, questa consultazione termina il 5, quindi siamo a ridosso, però vogliamo offrire degli strumenti ai cittadini che volessero intervenire di fare osservazioni al piano con cognizione di causa.
È stata inaugurata questa mattina la mostra che si terrà a Palazzo d'Accursio e sarà disponibile fino al 19 maggio, scusate, mostra dal titolo Da Bologna alla Grande Guerra. Paolo Senni, fotoreporter. Ai nostri microfoni ha parlato l'assessore alle pari opportunità del Comune di Bologna, Susanna Zaccaria, sottolineando l'importanza di questa mostra. Andiamo avanti, tra poco recuperiamo questo servizio, parliamo adesso di maltempo perché è in arrivo una pesante ondata di maltempo in tutta l'Emilia-Romagna e non solo in città, possibili nubifragi anche a Bologna, questo è il report della regione Emilia-Romagna. Le condizioni meteo sono previste in forte peggioramento dalle primissime ore di domani quando un vortice ciclonico ricolmo di aria gelida in discesa dall'Artico impatterà sull'Italia con gravi ripercussioni proprio sulla nostra regione. Sulla fascia appenninica sono attese nevicate abbondanti sotto forma di vere e proprie bufere. In concomitanza, rovesci più intensi e fiocchi di neve si spingeranno fin verso i 200 metri di quota, quindi di fatto nella primissima collina. Sul resto dei settori poi non mancheranno piogge intense e rovesci temporaleschi. Nel corso della giornata a Bologna e provincia si potrà arrivare ad avere fino a 90-100 mm di acqua nel corso delle piogge, quindi veramente veramente tanta. Nelle prime ore del giorno le temperature saranno comprese tra i 10 e i 15 gradi, quindi temperature ancora accettabili, ma in rapida diminuzione andranno nel corso della giornata fino ad assestarsi intorno addirittura ai 6-7 gradi nelle ore del pomeriggio, quindi domani giornata veramente complicata, diciamo così, per il meteo a inizio maggio. Non ci si aspetta certo una situazione di questo tipo. Dicevamo della mostra inaugurata a Palazzo d'Accursio, andiamo a sentire le parole di Susanna Zaccaria. Proseguiamo le celebrazioni che sono state fatte nel 2018 per il centenario della fine della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. E per me è un grande onore ospitare qui una mostra collegata ad un progetto che stiamo sostenendo ormai da tempo e che ha portato allo spettacolo Retrovie, dove si sentono le parole di quel tempo che ricordano e ci fanno anche conoscere tutto quello che le donne hanno fatto nel periodo di guerra per sostenere, mentre gli uomini erano al fronte, sia tutte le attività delle famiglie, ma anche facendo cose che non avevano mai fatto prima. E questa mostra è collegata perché invece ci porta le immagini di quel periodo. In questo caso vediamo quello che vedevano gli uomini al fronte, completando così la testimonianza. Per me, come assessorato alle pari opportunità, è stato veramente un privilegio sostenere questo progetto e sono contenta di poterlo proseguire anche nel corso del 2019. Apriamo adesso la pagina sportiva, il Bologna si allena nella giornata di oggi a due giorni dalla partita contro il Milan, ieri per quello che riguarda la Serie A invece 1-1 tra Juventus e Torino. Il basket ha vinto la Virtus ieri sera contro Bamberg nelle semifinali di Basketball Champions League, finale 67-50 per le Levonere di Sasha Djordjevic che hanno avuto 21 punti da Kevin Panther, vero mattatore della gara, e 9 da Amat Mbaye. Domani la finale alle 18 sarà contro Tenerife. Andiamo a sentire Djordjevic che ha commentato la gara nel post partita. This was a awesome night for Virtus Segafredo Bologna. Questa è una grande serata per la Virtus Segafredo Bologna, per i giocatori, per lo staff. Ora però dobbiamo dimenticarla in fretta, pensare che è un episodio in questo percorso e dobbiamo subito concentrarci sul prossimo avversario. Dobbiamo essere pronti, giocare la pallacanestro che conosciamo. Ogni giorno apprezzo sempre di più lavorare con questi ragazzi, perché si allenano nel modo giusto. Sono liberi di fare tutto ciò che dico. Siamo venuti a giocarci questa Final Four e dobbiamo farlo col sorriso sulle labbra, con gioia, con entusiasmo. E dobbiamo sapere che è una competizione speciale e penso che cose buone possano accadere. Ci siamo preparati bene, non ci sono segreti, abbiamo preparato seriamente la partita. I giocatori sono pronti a fare il massimo, bisogna usare con loro le parole giuste, mettere qualcosa di buono nella loro testa, nei loro occhi. E per me, in questo momento, adesso, i ragazzi sono pronti. Appuntamento allora domani per la Virtus alle 18 contro Tenerife per la finale di Basketball Champions League. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, grazie alla regia di Andrea Alfano. L'appuntamento con l'informazione torna questa sera con il telegiornale delle 19:15. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata.